esecutore classico del triangolo che si forma sul lato destro dell'attacco, posizione profonda per Scheck che mette nel canestro palla, Ben Wallace e tutto il resto. Ripeto, schiaccia per terra per Fox, fantastica palla dall'angolo per la schiacciata di Shaquille O'Neal. Attacca però Peyton Malone, torna sullo stesso lato da Fox che ancora una volta vede dentro Scheck, movimento di potenza di Scheck, appoggia al vetro e buonanotte, si oscura la vallata, dominio totale di Shaquille O'Neal, 6-2 e più 2 Lakers. No, nei confronti di Shaquille O'Neal è esagerata secondo me come valutazione dall'inizio della serie, questo replay ha spiegato il perché in post medio. Intanto bel movimento da parte di Rashid Wallace, torna in punta da Bryant, ribalta per Payton, dentro per Scheck, ottimo movimento sul perno, gran giocata in attacco per i Lakers. Molto interessante la mossa da parte di Ben Wallace e ovviamente di Larry Brown. Fox per Payton che trova il centro dell'area, alza per la schiacciata di Scheck, protesto ma male, 1 su 6 finora per il figlio di Jelly Bean, posizione profonda per Rashid Wallace, Malone nulla può, commette fallo, segna Wallace e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Possesso, possibilmente in post medio. C'è sul campo anche Slava Medvedenko, adesso attacca Scheck, quel 5 su 5 diventa 6 su 6. George che in ritmo non è, Walton dentro per Scheck, va all'interno dell'area, segna Scheck, subisce il fallo, Andre Lunetta col tiro libero supplementare di Shaquille O'Neal, possibilità di spin lob, la show Scheck Redemption di una volta, che roba! Che roba! Shaquille O'Neal! Una volta perde molto tempo per far arrivare la palla dove deve andare, piccherò laterale con Hamilton, rischia i passi, poi Ben Wallace di tocco per Rashid Wallace! Dal Palace of Auburn Hills, palla dentro per Scheck, non cambia il tema offensivo per i Los Angeles Lakers, forse ha segnato. Mamma mia, spazzato via Wallace! Veramente lavoro di glutei, di potenza e 19° punto, 9 su 11 dal campo. Correre Malone sulla palla vagante, dentro ancora per Scheck, attacca Rashid Wallace, gli fa un giochetto di prestigio e in movimento va a bersaglio. Offensiva, Villas deve entrare nell'azione d'attacco, la difesa schierata, il ricciolo da parte di Tayshaun Prince, mano sinistra, gli esce ma mostra la difesa, a rimbalzo d'attacco Rashid Wallace. Per quello, guardate la qualità della ricezione, attenzione a chi viene fischiato questo fallo, perché Rashid ha di massima chiesto palla a due su questa cosa, vediamo se l'hanno fischiato a lui o a Ben, il fallo va? Il palleggio per Chauncey Billups, ancora mandato verso la linea di fondo, l'attacco dei Pistons, trovato Rashid Wallace che vuole lavorare uno contro uno di rabbia su Medvedenko, gli mangia letteralmente in testa, gran canestro per Rashid Wallace, la palla dentro per Rashid Wallace che ancora una volta abusa di Medvedenko, inventa un gran canestro, esplode il palleggio a Detroit. Mancanza di killer instinct negli ultimi due possessi per i Pistons, dalla punta Fox dentro, la ricezione per Scheck è lontano da canestro, si muove come un ballerino di 150 kg, 23 Scheck più 2 Pistons, più 6. Trovato Bryant che deve pagare la cauzione per tutti, un cross da 3, rimbalzo per Ben Wallace, apertura per Chauncey Billups, salta per la schiacciata al volo, silenzio parla Rashid. La serie 40, i giochi UCLA, Fischer alza per Scheck, riceve e schiaccia, discreta uscita dal timeout per i Los Angeles Lakers, quarto di campo per il suo uno contro uno con George, arriva per il piccherone Rashid Wallace che è solo, pronto a ruotare, Scheck ruota ma Wallace prende il tiro dalla media, lo manda a bersaglio dell'ex bad boy, visto che siamo a Detroit di Portland, palla dentro per Scheck dall'altra parte, fuori per Luke Walton, riposta di Scheck, vuole lavorare dal palleggio contro Rashid Wallace, lo porta assieme alla palla dentro al canestro, possesso fondamentale per i Lakers, attacca Kobe Bryant alla finta, tiene il pallone, alza per Scheck, che roba, Kobe per Scheck, ancora una volta loro, i Pirelli battete Los Angeles, è ovviamente l'urlo dei tifosi del Palace of Auburn Hills, bella finta di Medvedenko, alza per Scheck che schiaccia al volo, giocata di grandissima fattura per Stanislav Medvedenko, ecco l'uscita di Hamilton su cui questa volta difende decentemente Fischer, viene attaccato Fischer dal palleggio, pick and roll ancora per Hamilton, Medvedenko aiuto e recupero, palla dentro per Rashid Wallace, 3 secondi, 2 secondi, Rashid buttandosi indietro, gran canestro, game 7 match, i Pistons a 48 minuti dal titolo, attacca dal palleggio Tayshaun Prince, taglio di Rashid Wallace, salta la parabola, ancora lui, ancora Rashid, è un eroe, 26 e 12, Hamilton per le più classiche olive del Martini.
Lakers al momento sono ancora sotto gli 80 punti. Palleggio, arresto, tiro di Derek Fisher, niente neanche stavolta, tocca a Payton, controlla Shaq, segna due punti inutili a meno di un secondo.